so che c'è un posto per me, ma nulla ha senso se poi non ci sei te. Vieni via con me. È il quarto anniversario della tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, un abbraccio comune è stato organizzato anche quest'anno dagli amici e dai familiari dei cinque ragazzi e della mamma che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 persero la vita. Dopo la Santa Messa celebrata nella cattedrale di Fano, momenti toccanti in ricordo di Asia, Benedetta, Daniele, Emma, Mattia e di Eleonora. A seguire una tavola rotonda alla sala del Gonfalone per parlare della legge nazionale del divertimento in sicurezza. Purtroppo quella sera c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che sono stati i ragazzi della banda dello Spray, ma come sappiamo, come è venuto fuori anche dalle indagini, hanno fatto anche altre rapine in altre discoteche italiane, in altri locali italiani, dove non è successo nulla, quindi... Perché lì non è successo nulla e qua è successo una strage? Il mio stato d'animo è dall'8 dicembre del 2018 ad oggi non è cambiato. Io vivo ogni giorno l'8 dicembre, io ogni giorno mi sveglio che non ho mia sorella, faccio i conti con tutti i problemi che ha portato la mancanza di mia sorella in casa, ai miei genitori, alla mia famiglia, e la sera quando vado a dormire mia sorella non c'è. Sentiamo molto soli, sia dalla parte della giustizia, io sono rimasto da solo con quattro bambini, e all'inizio c'è tanta gente, poi dopo anche tutti ti stanno intorno, ti aiutano, poi invece piano piano sei solo e devi andare avanti. Con tanto sforzo, con tanta fatica, però con tanta dignità riusciamo ad andare avanti.